Lo dico alla radio. Trasmissione di approfondimento socio-politico-culturale su Radio Gela Express. Lo dico alla radio. In diretta il mercoledì e il sabato alle 12.30. In replica il giovedì e il lunedì alle ore 8 del mattino. Lo dico alla radio. Conduce Donata Calabrese. Bentrovati carissimi radioascoltatori con Lo dico alla radio, il programma di approfondimento giornalistico che va in onda ogni mercoledì e sabato in diretta su Radio Gela Express il mercoledì e sabato e poi in replica il giovedì e il lunedì alle 8 del mattino. Oggi parleremo del Partito Democratico e lo facciamo anche in virtù dell'elezione del nuovo segretario cittadino Peppe Di Cristina, ma anche delle polemiche che si sono innescate subito dopo questa elezione. A fianco a me c'è proprio Peppe Di Cristina, quindi salutiamo i nostri radioascoltatori. Buongiorno, grazie. E iniziamo subito con un'intervista invece a Peppe Ventura, ex capogruppo del Partito Democratico, al quale abbiamo chiesto cosa ne pensa di questa elezione di Di Cristina a nuovo segretario cittadino del Partito Democratico. Ma in realtà l'appello all'unità lo facciamo da sempre noi, ancora prima di celebrare questo congresso abbiamo sempre detto stiamo uniti e decidiamo insieme le regole del nuovo congresso, regole che noi volevamo più democratiche rispetto a quelle invece di fatto utilizzate, che la questione semplicemente è che noi intanto dicevamo di rinviare il congresso visto che c'è un'importante vicenda che è quella della partenza Gela e il mese di febbraio era importante proprio perché ci sono due importanti incontri e quindi secondo noi prima di quegli incontri era giusto far sapere al Partito Nazionale che c'era un intero gruppo sospeso in attesa che vedesse come si comporta appunto il governo su questa vicenda. Poi va bene, hanno ritenuto di farlo, ma noi dicevamo facciamolo con principi più e criteri che hanno una maggiore logica rispetto a quelle utilizzate. Per noi il congresso andava fatto con le tessere del 2015, per loro invece le tessere da tenere in considerazione per il congresso erano quelle del 2012. Bene, noi a questo non è questo metodo che non ci piace. Non abbiamo nulla nei confronti di Di Cristina, ma il problema è che riguarda il metodo, cioè il metodo non ci è piaciuto, non è un caso che un segretario del circolo Gelacentro, appunto dove è tesserato Di Cristina, Speziale e Company, si dimette, l'avvocato Licata, che lui dice per problemi di lavoro, ma è evidente che si tratta di una decisione presa proprio per questi metodi utilizzati, un intero gruppo consigliare sospeso. Bene, sono momenti in cui secondo me il partito deve fare altro piuttosto che autocelebrarsi. Perché per noi è un'autocelebrazione? 30 persone si sono riunite in una hall di un albergo per eleggere il segretario. Per me il primo partito d'Italia non può essere rappresentato in questo modo dal segretario cittadino di una città importante come Gela. Va fatto un congresso partecipato, va fatta una discussione, ci vogliono candidati che espongono i loro programmi e poi viene eletto il segretario, che può anche essere eletto a maggioranza ma con criteri di logicità. Per noi fare un segretario con le tessere del 2012, quando allora erano tesserati persone che oggi si ritrovano a essere nei 5 Stelle, ecco, questo non è giusto, cioè non è un congresso giusto, non è un congresso vero, non corrisponde al vero. Tantissimi di quegli tesserati oggi non sono con noi, molti tesserati di quell'anno oggi sono consiglieri dei 5 Stelle, tantissimi tesserati di quel periodo oggi votano 5 Stelle. Quindi tutto questo noi non possiamo accettarlo e a noi non piace questa frattura sicuramente, ma accettare significa subire un metodo ingiusto e quindi noi non possiamo subire questo metodo, quindi noi ci autoconvocheremo, faremo noi un altro congresso, eleggeremo noi un altro segretario, dopodiché a livello regionale e nazionale verificheranno qual è il segretario da tenere in considerazione o quale non debba essere tenuto in considerazione, decideranno loro. E noi in questo congresso ce lo chiedono di farlo 470 iscritti, non sono 10 persone, un congresso che sarà aperto anche a tutti i simpatizzanti, non solo a chi tesserati ma anche ai simpatizzanti, sarà un congresso, lo vedrete, partecipato, dove si discuteranno di problemi importanti della città, presenteranno i candidati e poi verrà eletto o a maggioranza l'unanimità è quello che noi riteniamo che possa meglio rappresentare il partito a Gela. Poi spero
che con Di Cristina si possa iniziare poi un dialogo, magari, perché no, tra i due segretari. Siccome so quanto vale questo partito e so anche quanto, quanta capacità c'è all'interno di questo partito, alle persone che compongono questo partito, magari potremmo trovare un'unità successivamente, ma oggi non possiamo accettare quel metodo. In Consiglio Comunale in che maniera vi comporterete? No, in Consiglio Comunale per noi c'è il gruppo del PD, che non c'entra nulla con la vicenda partito, perché è un gruppo attuale, un gruppo nonostante anche in questo caso eletto il capogruppo, diciamo, senza convocare l'intero gruppo, ma comunque ha i numeri per essere capogruppo, nel senso che la maggioranza del gruppo lo ha votato. Anche lì un metodo sbagliatissimo, diciamo un criterio strano, cioè quello di non convocare tre persone del gruppo per eleggere il capogruppo, è stranissimo come cosa, però voglio dire, sono in quattro su sette e quindi è giusto che si eleggono il loro capogruppo, quindi noi, per noi il gruppo va benissimo, siamo lì e quindi apparteniamo al gruppo del PD, così come per noi va benissimo la direzione provinciale, il segretario provinciale, la segretaria regionale, perché ripeto, si tratta di congressi celebrati con criteri giusti, cioè quello di tenere in considerazione quando è stato celebrato il congresso i tesserati dell'anno precedente. In questo caso non si sa come mai, a me mi viene il dubbio, forse perché nel 2012 non c'era il nostro circolo, forse perché nel 2012 non c'era, i renziani non erano organizzati, forse perché nel 2012 questi 450 iscritti non c'erano e oggi ci sono, bene, mi viene questo dubbio, ma non si può non tenere in considerazione 460 persone che ogni anno pagano 10 euro per essere tesserati e poi al momento del congresso gli si dice no, vabbè, per noi non contate perché contano quelle del 2012, questo non lo possiamo accettare, ecco perché noi faremo questo congresso. Invece quale sarà il vostro atteggiamento nei confronti dell'amministrazione comunale? Ma per quanto mi riguarda, quello di sempre, pura e sana opposizione, di collaborazione quando ce n'è bisogno, ad esempio sulla vicenda vertente Gela c'è stata la massima collaborazione da parte mia e delle comunque consiglieri del PD nei confronti del sindaco messinese, perché è una vicenda che riguarda tutti e quindi non si può fare, diciamo, contrapposizione politica su un fatto così importante come la vertente Gela, però è innegabile che tolto questo l'amministrazione sta operando malissimo. È strano che in consiglio comunale da 6 mesi ci sono i lavoratori della refezione scolastica che chiedono di poter lavorare e ancora non lavorano, è strano che i lavoratori del servizio trasporto disabile ancora continuano a venire in consiglio comunale a chiederci una mano d'aiuto, è strano che 28 dei licenziati della Teca ancora oggi, nonostante i continui atti di indirizzo fatti al consiglio e verbali firmati dalla SR, ancora oggi non lavorino, è strano che la differenziata è scesa di percentuale di almeno della metà della percentuale, cioè è strano tutto questo e questo non può essere imputabile a niente se non ad un'incapacità, cioè se prima questi servizi c'erano, adesso non ci sono e sono passati solo 9 mesi dalla precedente amministrazione, è chiaro che si tratta soltanto di una incapacità delle persone che compongono questa amministrazione comunale. La stessa cosa riguarda ad esempio questo carnevale, l'assessore vantandosi in maniera inappropriata di avere fatto chissà che cosa e di aver speso poco, vorrei ricordargli che mai l'amministrazione precedente per una singola manifestazione ha speso 30.000 euro, questo glielo vorrei ricordare a questo assessore, e forse quando non era assessore non faceva altro che criticare le cose fatte dall'amministrazione, poi cosa fa lui una volta nominato, perché non mi risulta sia stato eletto, non vedo l'ora che questi soggetti poi si presentino all'elezione per capire la fiducia che dimostreranno poi i cittadini, questo non vedo l'ora, e poi cosa fa? Non fa altro che crea una bruttissima copia delle cose fatte, cioè lui ha parlato di notte bianca a carnevale quando di bianca non c'era nulla, i negozi erano chiusi, non c'erano persone per strada tranne che un po' di persone durante la sfilata, ecco, criticare per poi fare
spendendo di più e cose bruttissime, veramente è strano, è veramente molto strano. Quindi si tratta di un'amministrazione che è evidentemente incapace di amministrare, ma non solo, incapace anche di comportarsi, perché non riescono a comportarsi bene con i consiglieri comunali, con i dirigenti, ci litigano, hanno un atteggiamento di presunzione, di arroganza, e a questo mi è unito anche l'incompetenza e l'incapacità, lascio immaginare a voi cosa ne viene fuori. Un'ultima domanda, consigliere Ventura, voi parteciperete ovviamente alla direzione provinciale prevista per venerdì 17? Certo, noi parteciperemo alla direzione provinciale, perché la direzione provinciale appartiene è un organismo eletto democraticamente, con regole giuste, e quindi noi ci facciamo parte sicuramente. Ringraziamo il consigliere comunale Peppe Ventura per essere intervenuto a Lo Dico alla Radio. Noi ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità e subito dopo riprenderemo con un'intervista per l'appunto a Peppe Di Cristina. Lo Dico alla Radio, trasmissione di approfondimento socio-politico-culturale su Radio Gela Express. Lo Dico alla Radio, conduce Donata Calabrese. Lo Dico alla Radio, trasmissione di approfondimento socio-politico-culturale su Radio Gela Express. Lo Dico alla Radio, conduce Donata Calabrese. Ben ritrovati carissimi radioascoltatori, siamo ancora in diretta con Lo Dico alla Radio. Dopo aver ascoltato l'intervista a Peppe Ventura, abbiamo con noi per l'appunto Peppe Di Cristina. Ecco, Di Cristina, nuovo segretario cittadino del Partito Democratico, è stata molto contestata la sua elezione, in particolare Ventura ha appena detto che non sono state seguite delle regole democratiche, che è stata un'elezione lampo. Che cosa è successo? Sono state democratiche queste elezioni secondo lei? Ma Ventura dice delle verità parziali oppure delle bugie un poco più. Il tema rispetto alle elezioni del segretario è un tema semplice. Io le regole non mi entusiasmano proprio come impianto di ragionamento. È evidente che quelle regole non le ho fatte io. Quelle regole sono state votate da un organo terzo, che è l'Assemblea Provinciale del Partito, così come prevede lo Statuto Nazionale del Partito Democratico, che ricordo a me stesso e non a Ventura, lo ha scritto su proposta della Segreteria Nazionale guidata da uno che di nome si chiama Matteo e di cognome si chiama Renzi, l'Assemblea Nazionale del Partito. Quelle erano le regole, approvate da un organismo politico 3 anni fa, e la fase congressuale in queste città è iniziata 8 mesi fa. Gli stessi che chiedevano un'accelerazione, gli stessi che chiedevano che era importante dotare il partito di organi dirigenti, e tra questi c'ero pure io, solo che una parte di questi è arrivata a un certo punto e ha deciso: guarda, siccome noi rappresentiamo grosso modo il 20% del partito, giochiamo allo sfascio. Rispetto a questo gioco io non entro, perché è un gioco che danneggia il Partito Democratico, ma io metto in campo una valutazione in più. Il fatto che il Partito Democratico stia nel caos sarebbe un fatto negativo per la città, perché in un momento complicato come questo, che è il momento più complicato della storia recente di Gela, tenere il primo partito della città e il partito che attualmente ha responsabilità di governo a livello regionale e nazionale, e invece di affrontare i problemi, giocare a nascondino perché qualcuno pensa di poter esercitare diritto di veto, perché di questo stiamo parlando, una minoranza che pensa di poter esercitare diritto di veto, mi pare un fatto perfino scorretto, non sul piano politico ma sul piano morale, che è una cosa più seria. Noi continuiamo a lavorare come direttivo. Ieri, quando lei, dottoressa, mi ha chiamato, io le avevo detto che avremmo convocato qui una direzione provinciale con la presenza dei componenti della direzione regionale, col segretario regionale del partito, col segretario provinciale del partito. Parteciperanno amministratori di tutta la provincia, che io sto chiamando uno per uno per farli venire. Gente che ha votato per Renzi, gente che ha votato per Cooperlo, che oggi fanno i consiglieri comunali, gli assessori e i sindaci, perché l'impegno che io avevo preso nella relazione che ho presentato al congresso, relazione che è documentata e documentabile alla federazione provinciale del partito così come prevede il regolamento, poi io lì l'ho detto a braccio, ma c'è una relazione scritta che è quella traccia, e l'impegno che avevamo preso era quello di portare la vertenza Gela come Partito Democratico a livello provinciale e regionale. Abbiamo mantenuto l'impegno.
l'attacco mi arriva ogni volta che noi mettiamo in campo una proposta. Mettiamo in campo la proposta del museo, andiamo all'assessorato e mi attaccano. Mettiamo in campo un direttivo che mi dice il responsabile all'organizzazione regionale del partito è l'unico direttivo che per la parte elettiva ha più donne che uomini e mi attaccano. Mettiamo in campo la più grande proposta politica che il Partito Democratico in Sicilia, me l'ha detto il responsabile regionale all'organizzazione, sta facendo nel 2016, cioè la manifestazione di venerdì, e mi attaccano. Organizzano un controcongresso il 30% del partito dicendo che sono 480 tesserati, quando io di quel circolo ho 200 firme di gente che mi chiede di fare il segretario e mi attaccano. Io rispetto a questo, diciamo, io non soffro di sindrome particolari, però sono uno che ha una grossa pazienza, vado serenamente avanti e continuo a mettere in campo proposte politiche a questi attacchi. Ventura mi sembra confuso, perché dovrebbe mettersi d'accordo con se stesso. Non capisco perché questo regolamento non lo ha criticato 3 anni fa, non lo ha criticato 2 anni fa. Cioè, ha capito che questo regolamento era poco democratico quando ha capito di essere minoranza? A me pare che qualcuno abbia più la voglia di fare il capo di una sottocorrente, perché io sono convinto che qui non sia un problema né di renziani né di cuperliani, che qualcuno sia orfano del potere e che qualcuno pensa di trascinare in una polemica infinita il Partito Democratico attaccando me. Allora, mi attacchino su tutto quello che vogliono, ma nessuno si permetta di trascinare il Partito Democratico in una polemica infinita. Facciano quello che prevede lo statuto, tra l'altro lo statuto dice che bisognerebbe rispettare il partito in cui siete tesserati, tra l'altro, così, insomma, anche perché ogni tanto lo statuto dovremmo pure leggercelo prima di farci la tessera. Sarebbe utile leggerlo e sarebbe utile fare più proposte politiche, perché gli stessi che non volevano fare il congresso sono impegnatissimi a fare comunicati stampa contro di me, sono impegnatissimi, addirittura c'è un virgolettato che avrebbero scritto a Renzi per questo problema. Ora io dico, io mi sono sentito col segretario regionale, non dico quante volte, col segretario regionale ho parlato di vertenza Gela, col segretario regionale ho parlato di diritti civili, col segretario regionale ho parlato della riforma del Senato della Repubblica, non ho parlato una volta del problema del congresso di Gela, l'avrei potuto fare in linea preferenziale. Sarebbe utile che gli stessi che hanno così a cuore la vertenza Gela cercassero di arrivare a Renzi e parlare della vertenza Gela. Poi io sono un dettaglio. Se gli organi del partito mi diranno che devo fare un passo indietro, io non è che ne faccio uno, ne faccio 3, perché ho senso di partito. Ma se qualcuno pensa che io esca dal campo, questo sbagliano. Farò altro, ma resto in campo. E infatti, di Cristina, perché celebrare un altro congresso che è già stato annunciato per il 13 marzo, perlomeno Ventura l'ha annunciato per il 13 marzo, qual è l'obiettivo secondo lei, oltre ad avere un altro segretario del Partito Democratico qui a Gela? Qual è l'obiettivo? Quella di farla fuori? Le dà fastidio? Qual è il problema? Andiamo alla base veramente di questo problema, secondo l'idea che si è fatto lei, ovviamente. Dottoressa, lei pone argomenti intelligenti che hanno un elemento di polemica che però io non posso portare avanti, perché io faccio il segretario della città. E rispetto alle polemiche non entro. Io entro rispetto ai problemi. Io, se il consigliere Ventura mi avesse detto cosa hai fatto in 2 settimane per la vertenza Gela, io avrei capito. Se il consigliere Ventura mi mette dentro polemiche di un regolamento approvato 2 anni fa, 3 anni fa, e che però sono capendo ora che sono minoranza, forte minoranza, addirittura ho oppure qualche perplessità che siano minoranza all'interno del loro circolo, tanto che non hanno convocato il congresso di circolo, fatto gravissimo, nonostante 200 iscritti gli avevano chiesto di convocarlo, e questo è agli atti, non l'abbiamo dato alla stampa per senso di responsabilità, ma è agli atti degli organismi regionali e nazionali, come tanti altri documenti di stima e di solidarietà nei miei confronti, non di 486 ma di decine e decine di amministratori e dirigenti di questo partito della città e della provincia, che mi riconosce una storia. Ora, io voglio aprire e chiudere una parentesi personale. Vede, io sono cresciuto in una sezione di partito, in un paese dimenticato, piccolino. In quella sezione di partito io sentivo parlare, io ero accompagnato, avevo 10 anni, 11 anni, poi a 14, 15 anni cominciai ad avere una responsabilizzazione politica, ma il tema è che io sentivo persone e dirigenti politici con la quinta elementare presa alle scuole serali che parlavano dello storicismo di Marx e parlavano di Engels con una preparazione che mi lasciava spiazzato. E una cosa che ho imparato da quei dirigenti che hanno rischiato la vita nelle lotte contadine per avere il diritto alla libertà, con contrasti e fenomeni come quello mafioso, rischiando la vita quotidianamente solo per la libertà, una cosa era al centro sempre di quella discussione: l'unità.
l'unità del partito va perseguita sempre. E siccome quella lezione mi arriva da quel partito e da quei dirigenti, ognuno ha la sua storia. C'è chi è bravo a organizzare feste, c'è chi è bravo a fare il pappagallo, c'è chi è bravo a giocare a calcio e c'è chi vuole fare politica partendo dal rispetto del proprio partito. E io vengo da quella scuola, che è una scuola che il partito è centrale. E aggiungo, e ripeto perché non è un dettaglio, il Partito Democratico in questo momento non è utile a Peppe Di Cristina o alla minoranza gelese o alla maggioranza o a X o a Y. Il Partito Democratico in questo momento è utile alla città. E infatti Di Cristina, questo Partito Democratico è il più grande partito di Gela, l'abbiamo visto anche alle ultime elezioni che si sono svolte a Gela, le amministrative, però continua ad essere spaccato. Questa città in che maniera si deve comportare? Fra un po' ci ritroveremo anche con due segretari cittadini, a chi dobbiamo rivolgerci? Gli elettori a chi devono rivolgersi? Questa dei due segretari cittadini, su questa dei due segretari cittadini potrei fare 150.000 battute. Gli elettori devono rivolgersi a chi con serietà affronta i problemi. Il secondo segretario cittadino chiamerà il segretario regionale, la direzione provinciale, la direzione regionale, verrà riconosciuto dagli organismi. Ci sono degli organismi in un partito, non delle correnti. Il segretario regionale del partito è un segretario che è stato votato dal 70% del partito regionale, una percentuale inferiore alla mia. No, ma quel 30% non ha fatto il controcongresso. Il segretario provinciale del partito è stato votato due volte, una volta al 65, una volta al 70, ma la minoranza non ha fatto il controcongresso. Mi sto convincendo che il problema sono io. Ma siccome non stiamo organizzando una festa e siccome non stiamo organizzando uno spettacolo, ma stiamo facendo politica, allora mi si dica, Peppe Di Cristina non è all'altezza di fare il segretario, non ha le competenze, non ha la preparazione, non ha le qualità umane, non ha l'impostazione culturale, e discutiamo. Fanno un nome alternativo che rispetto al mio ha preparazione politica, culturale, ha un'impostazione, e io faccio non un passo indietro, 80 passi indietro, perché ritorno a quel ragazzino. La politica la si può fare facendo il presidente regionale della sinistra giovanile, e io l'ho fatto. Si può stare in direzione nazionale per anni, e io l'ho fatto. Si può anche essere candidati al consiglio provinciale e un tuo suocero ti dice che devi fare un passo indietro mentre è in carica, e per essere chiari sarebbe stato molto più semplice essere eletto, e lo fai senza pensarci un minuto, e da ex esponente della direzione nazionale e da ex presidente regionale della sinistra giovanile ti metti a aggiustare sedie, tieni una bandiera, metti i manifesti la notte, perché la politica non è interesse, la politica è passione, tranne se, e non mi riferisco a nessuno, qualcuno interpreta la politica come un interesse personale. Se qualcuno interpreta la politica come un interesse personale, allora si può sentire oggettivamente, si può preoccupare se ritiene che c'è una persona che può, diciamo, creargli un problema. Io questi problemi non me le faccio, perché io faccio politica, e quindi io più siamo, più qualità c'è, più voglia di costruire un percorso c'è, meglio è. E ti dico una cosa, se lei ha visto la direzione che abbiamo presentato, io ho chiesto a tutti quelli che hanno partecipato a quel congresso di mettere in campo proposto intanto il più possibile al femminile, primo, secondo, che fossero sul piano proprio dell'essere riconosciuti in città, essere riconosciuti in maniera seria, e che avessero dato un contributo alla città perfino in termini elettorali, al netto poi del risultato di ognuno. Noi abbiamo fatto un direttivo con più donne che uomini, che è composto da Mariangela Faraci, candidata alle scorse elezioni, Giacomo Gulizzi, ex capogruppo, candidato alle scorse elezioni amministrative, Claudia Caizza, una donna, presidente del partito, da sempre militante, candidata alle scorse elezioni amministrative, e poi l'ingegnere Sebastiano Abbenante, persona preparatissima, non candidato ma che qualitativamente nessuno può mettere in discussione, l'avvocato Annalisa Iozza, persona che si è candidata alle scorse elezioni, e ancora Emanuele Maganuco e il dottor Alario, che si è candidato. No, abbiamo... Se non è un elemento di discontinuità, e poi vorrei che qualcuno mi dicesse dov'è la ditta tra queste persone, cioè qualcuno mi spiegasse la ditta dov'è, dove sarebbe, diciamo, l'antidemocrazia. C'è una minoranza rumorosa, c'è una minoranza che si misurerà in questo congresso a pieni polmoni, vedremo che cosa succederà l'indomani. Noi restiamo in campo serenamente.
di Cristina, lei parlava proprio delle ultime elezioni amministrative, i riflettori sono stati puntati molto su di lei, ma chi è di Cristina in realtà? Non è l'ultimo arrivato, lei ha fatto politica anche quando era ancora giovanissimo, lo è tuttora, no, ma l'ha fatto sin da quando era adolescente. Giovanissimo lo si è solo in Italia a 35 anni, perché Barack Obama correva per un seggio al Senato alla mia età, giusto? Quindi giovanissimo è una parola forte. E il problema non è chi è Peppe Di Cristina, se è una persona valida o non è una persona, non è il tema. Peppe Di Cristina è uno come tante altre e tanti altri che ancora si emoziona quando legge un libro, quando vede una manifestazione politica, quando c'è un evento. Peppe Di Cristina è uno che fa il segretario cittadino e si sente moralmente legato al Parlamento della Repubblica in un momento che è centrale per la storia dei diritti di questo paese, che sono i diritti civili, e io non ne posso parlare perché devo parlare del controcongresso e perché devo parlare di una minoranza in cui un partito moderno e socialista come è il nostro, perché ricordo a me stesso che il Partito Democratico è iscritto al gruppo del Partito Socialista Europeo, pone avanti una questione che dovrebbe essere perfino normale, che l'amore è amore se è da due uomini e due donne, e che il nostro paese è l'unico in Occidente che ancora non ha approvato una legge organica, e io vorrei essere lì a sostenere quel percorso anche nei territori, così come fanno molti miei colleghi. Peppe Di Cristina è uno che, come molti altri, si vorrebbe appassionare a una battaglia contro il Movimento 5 Stelle. Anche lì io facevo ingiuci, falso, altri si facevano le griglie col Movimento 5 Stelle, vero, perché ci sono gli atti in consiglio comunale, col Movimento 5 Stelle si facevano le griglie, io facevo gli ingiugi, falso. Allora io vorrei dire al Movimento 5 Stelle che cosa ne pensa del futuro dell'industria, perché se ci ho capito bene, e penso di averci capito bene, loro vanno ai blocchi con i lavoratori, ma non vogliono più il presidio industriale. Noi andiamo ai blocchi con i lavoratori, e poi sui lavoratori un passaggio lo voglio fare, perché poi mi fermano eccetera, un passaggio lo voglio fare. Noi andiamo ai blocchi lavoratori e diciamo che un presidio industriale vogliamo continuarlo ad averlo nel rispetto dell'ambiente, perché parlare solo di bonifiche così è un fatto bellissimo. Anche io sono innamorato di Prudhomme, della città perfetta, capisco che è impossibile, capisco che è un'idea che non si può verificare. La bonifica da sola non costruisce occupazione, quindi non si può andare dai lavoratori e dire siamo solidali con te, l'industria se ne deve andare, perché è un fatto che ha una contraddizione in termini. Io queste cose vorrei dirle, però c'è qualcuno che ha così a cuore la vertenza Gela, che è impegnato a fare comunicati stampa uno dietro l'altro contro di me e contro il Partito Democratico, perché contro di me non ci sarebbe problema, anzi sarebbe perfino simpatico poter fare una discussione politica con questi e sederci con questi compagni, ragionare eccetera su qual è il perimetro della discussione, ma continuano a fare attacchi che sono perfino pretestuosi a volte. E io vorrei discutere di questo, ma come me ce n'è tantissimi, io ne ho conosciuti tantissimi nel mio percorso. Io quando militavo nella sinistra giovanile, questa passione la riscontravo in centinaia di ragazzi della mia generazione, ed è un fatto normale. E allora, se però qualcuno interpreta la politica in maniera diversa, non è un problema mio. Poi io non ho bisogno di dire ho fatto questo, ho fatto quello, perché sarebbe perfino umiliante, no? Rispetto a una storia che è una storia di passione. Non è una cosa che mi entusiasma, e non mi entusiasmava neanche quando mi ero candidato al consiglio comunale, che avevo più difficoltà a partecipare alle trasmissioni, e quindi contro di me c'era un pretesto, e io non lo facevo, cercavo di parlare il più possibile con la gente. E ritengo il fatto di essere stato tra i primi 10 più votati della città, tra i primi 10 più votati della città, io non so se sia stato rispetto ai 560 1, 2, 3, 4, 5, ma sono convinto che una parte di quell'elettorato io l'ho convinta dopo averci parlato. Di Cristina, e il fatto di essere il genero di Lillo Speziale l'ha danneggiata, l'ha favorita? Ma io ho avuto la fortuna di conoscere una persona straordinaria che è mia moglie, già questo è un vantaggio oggettivo, che è la persona a cui io sono in assoluto più legato, sia sul piano sentimentale che sul piano umano. Io mia moglie la stimo come persona, e io penso che questa sia la fortuna più grande. Diciamo che non si è innamorata di Lillo Speziale, lei. No, assolutamente no, anche questo è, diciamo, non è così. Mi sono innamorato di mia moglie. Sgomberiamo il campo da qualche sospetto. Sì, per carità. Mi sono innamorato di mia moglie, e ricordo che io quando mi misi con mia moglie, già presidente regionale della sinistra giovanile, ed era naturale che mi dovessi candidare alle provinciali. Quello che poi sarebbe diventato mio suocero mi disse no, e io serenamente non mi candidai. Avevo 10 anni in meno, probabilmente si poteva scrivere un'altra pagina, però l'ho fatto con serenità. Infatti quando io parlo con molti miei amici della sinistra giovanile, tra questi c'è l'onorevole Moscat,
tra questi c'è l'onorevole Raciti, tra questi c'è l'ex presidente del gruppo alla Camera che io sostenni in una battaglia, ora non ricordo il nome, una battaglia politica in un congresso, e tanti altri che oggi fanno i parlamentari. Io la vivo questa cosa anche con serenità, perché io sono in pace con me stesso, perché la politica per me non è mai stato un senso di arrivismo. La politica per me è un'opportunità straordinaria per poter mettere diciamo in campo, per usare quelle che sono le tue idee, punto. Poi lo si può fare, ripeto, tenendo una bandiera, lo si può fare mettendo manifesti, e di manifesti ne ho messi tanti, ho fatto anche tanti comizi, perché io il mio primo comizio lo feci a 14 anni, ma ho messo più manifesti che comizi, per dire. Perché se quello è un elemento ideale, non importa il ruolo che si occupa, lo si fa e basta, e poi si vince tutti insieme o si perde tutti insieme, ma si sta insieme arrivato a un certo punto. Non si può essere pretestuosi, perché, ripeto, il partito è in assoluto lo strumento democratico per antonomasia. La crisi che stiamo vivendo in questo momento è dovuta all'assenza dei partiti, paradossalmente, perché comunque sono dei contenitori di discussione che servono. Per questo per 6 mesi siamo andati dietro a chi da minoranza voleva diventare maggioranza, ma non mi può convincere mai l'idea che un partito nel caos è una cosa che può aiutare i lavoratori. Perché nel caos chi lo doveva invitare? Il Raciti alla direzione provinciale. Nel caos chi ci andava? L'assessorato ai beni culturali per informarci. Nel caos come organizzavamo un gruppo di lavoro senza un punto di riferimento? Io, queste sono le domande, e su questo io vorrei essere interrogato, e vorrei che questi dirigenti politici mi facessero un attacco. Loro mi devono dire: senti, tu non sei all'altezza di fare il segretario, punto. E io, valutiamo un altro, cioè, c'è questo nome che effettivamente è più radicato, e io questa cosa la valuto, perché ho dimostrato nella mia storia personale, ora non dico quando, ma di poter fare anche delle rinunce di ordine personale, e le ho fatte sempre serenamente, tranquillamente, perché ero convinto che si dovessero fare. Però non, io, siccome diciamo uno delle, questa gliela racconto, diciamo uno degli elementi che mi hanno spinto a militare in un partito è stato un personaggio, perché noi a volte in Sicilia, questo non l'ho detto mai a nessuno, a volte noi diciamo, penso anche lei avrà messo da bambino, da ragazzino, una maglietta di Che Guevara, ci vado così a occhio, diciamo l'abbiamo messa tutti, però noi poi Che Guevara ce l'abbiamo avuto pure in Sicilia, e a volte non ce lo ricordiamo, e si chiama Placido Rizzotto. Io a 13 anni feci una tesina alla scuola media su Placido Rizzotto, perché mi affascinò Rizzotto. Rizzotto era un siciliano come tanti, che era nato a Corleone, che partì per fare il soldato nella seconda guerra mondiale. Dopo l'8 settembre decise di lasciare l'esercito e di schierarsi con le brigate Garibaldi per lottare l'arroganza e la tracotanza del nazismo e del fascismo. Ritornato a Corleone, lui quella stessa tensione alla morale la mise per combattere la tracotanza e l'arroganza della mafia del Rhin e dei Provenzano, e fu ucciso per questo. Cioè, anche quando la guerra è finita, per lui la guerra continuava in Sicilia. Allora, rispetto a questi valori, rispetto a questi riferimenti ideali, secondo lei io mi posso spiazzare rispetto al controcongresso? Perché questi sono i riferimenti ideali su cui ho costruito la mia cultura. Punto. La fermo un attimo, abbiamo qualche minuto di pubblicità, ci risentiamo subito dopo. Lo dico alla radio, trasmissione di approfondimento socio-politico-culturale su Radio Gela Express. Lo dico alla radio, conduce Donata Calabrese. Lo dico alla radio, trasmissione di approfondimento socio-politico-culturale su Radio Gela Express. Lo dico alla radio, conduce Donata Calabrese. Ben ritrovati carissimi radioascoltatori con Lo dico alla radio, il programma di approfondimento giornalistico che va in onda il mercoledì e il sabato in diretta alle 12.30, siamo infatti in diretta in questo momento, e che poi va in replica il giovedì e lunedì alle 8 del mattino. A fianco a me c'è il nuovo segretario del Partito Democratico, Peppe Di Cristina. Di Cristina, si parlava fino a qualche mese fa di un inciucio con la giunta messinese. Cosa c'è di vero in questo, oppure è totalmente falso? No, è totalmente falso, e questo abbiamo tracciato un perimetro, finalmente parliamo di politica alla prima direzione, perché è evidente che è successo un fatto nuovo in città: il Movimento 5 Stelle e Messinese rompono. Questo ha aperto chiaramente discussioni e curiosità giornalistiche, che capisco.
Però il partito si è organizzato e rispetto a questo ha dato una linea chiara. Il Partito Democratico non è in alcun modo intenzionato a fare la stampella messinese. E aggiungo, io non vedo nessuna possibilità neanche in futuro di poter entrare nella giunta messinese. Però questo è il primo tempo. Poi c'è la città. In molti paesi, in America lo chiamano il principio dell'anatra zoppa, Barack Obama vince le elezioni presidenziali, dopo 2 anni perde il congresso a maggioranza repubblicana. In Francia è successo tantissime volte, un presidente della Repubblica socialista e un Parlamento non socialista, popolare. Siccome nessuno può obbligare Messinese a dimettersi, noi riteniamo giusto il fatto che lui debba dimettersi, ma nessuno può obbligarlo. In questo momento il primo partito della città fa un'opposizione intransigente senza se e senza ma su tutti i temi, mi sto interrogando insieme a lei, fa un'opposizione populistica tipica di alcuni movimenti che sanno solo dire di no e poi ci danno i risultati di quarto, ci davano i risultati di Bagheria, ci danno i risultati di Ragusa, che diciamo sono disastrosi per usare un eufemismo, oppure responsabilmente ci mette la faccia. Io vengo fermato dai lavoratori e io sono preoccupato perché qualche mediocre politicante pensa di poter strumentalizzare quella tragedia e questo è un fatto terribile. Noi non possiamo pensare che il tanto peggio sia tanto meglio, perché il tanto peggio riguarda la città, quindi riguarda tutti noi. Allora io che cosa voglio dire in maniera semplice? Messinese, se riuscirà a rappresentare le illegittime istanze di questa città rispetto a un tema delicato come il tema della vertenza Gela, un tema delicato e complesso, su cui sarebbe bene che nessuno prenda in giro nessuno, allora il Partito Democratico sarà al fianco di Messinese. Ma non perché abbiamo una simpatia per Messinese o perché domani qualcuno di noi debba fare l'assessore o qualcuno debba fare il consigliere comunale, perché non ci interessa. Il gruppo è quello, i 7 eletti sono quelli. Io fui intervistato da una radio il giorno dopo le elezioni e io dissi: sono stato eletto 7 volte, punto. E qui, perché mi sento rappresentato da tutti e 7, anche questo è un impianto diverso rispetto a qualcuno di vedere la politica. Qualcuno pensa o sono io o non c'è che studiare, no? O qualcuno che mi faccia da pappagallo, ma oltre a quello non riesco ad andare. E io penso invece che c'è un partito. Oppure Messinese, se farà bene, e oggi secondo me ha fatto bene in maniera parziale e rappresenta, anche lì per usare un eufemismo, in maniera parziale onestamente, allora rappresentando il Partito Democratico sarà al suo fianco, perfino, ma il partito, non solo il gruppo consiliare, perché il partito è una cosa complessa, è fatto da organismi provinciali, regionali, nazionali. Ma lei pensa che può pensare mai che un dirigente politico regionale e nazionale del Partito Democratico possa chiudere la porta a Messinese perché è di un'altra forza politica? Significherebbe chiudere la porta alla città. Io stesso mi arrabbierei con quel dirigente. E noi dobbiamo cominciare a vedere la politica in un modo semplice. C'è chi vince e amministra e ha l'onere e l'onore di amministrare. C'è chi perde e fa l'opposizione. Punto. Poi arrivato a un certo punto si fanno i consuntivi. Se il consuntivo è questo, onestamente, secondo me fra 2 anni si dovrebbe arrivare alla sfiducia. Se il consuntivo dovesse essere straordinario, si andrà avanti, ma con un perimetro chiaro, senza indugi, perché l'ho detto nella relazione, l'ho scritto, per me c'è un modo per amministrare una città. Uno si candida, presenta un programma e possibilmente vince. Se vince l'amministra, se perde fa l'opposizione. Punto, basta. Quindi la questione dell'ingiusto è stata tutta una montatura giornalistica secondo lei, o qualcuno ha voluto evidenziare questa notizia volutamente? Allora, nella sua domanda c'è già una risposta. Io penso che qualcuno, anche nel mio partito, secondo me in prossimità... C'è l'ex sindaco che mi son post, Angelo Fasulo, proprio su Facebook, dicendo che una parte del PD stava per entrare in amministrazione comunale. Io, anche lì, in tutti questi giorni io sono stato al centro di polemiche, io non ho detto una parola contro Fasulo, contro Angelo. Nonostante da quel gruppo, insomma, mi siano arrivati messaggi d'amore uno dietro l'altro. Continuo a non criticarlo. Dico che probabilmente qualcuno l'ha informato male. Oppure conosceva male le persone. Però c'è un però. La fase congressuale di questo partito è iniziata 5-6 mesi fa. Quando un pezzo di iscritti nel circolo di Fasulo mi chiese di fare il segretario, perché è andata così, e altre forze esterne al partito mi chiesero di fare il segretario, io dissi: io sono disponibile se riusciamo ad avere
una maggioranza tale da poter convincere il fatto che questo ruolo è un ruolo condiviso. Da allora è successo che c'era un ingiugio a minuti, addirittura c'era una conferenza stampa di Messinese, io ho ricevuto una ventina di chiamate che mi facevano gli auguri, è messo fatto reale, sono qui sul telefono, che mi facevano gli auguri per il fatto che io diventavo assessore. Io ero a Milano per problemi personali in quel preciso momento. Poi è successo che le regole non erano democratiche, regole approvate anni prima. Poi l'autosospensione, e se vuole di questa cosa dell'autosospensione ne parlo perché è di una simpatia incredibile, perché gli autosospesi che partecipano al congresso sono praticamente contro i lavoratori, contro la città. Gli autosospesi che rilasciano interviste da dirigenti del Partito Democratico attaccando il segretario non sono autosospesi. Un doppio pesismo che è perfino schizofrenico sul piano politico e che va chiarito, no? E allora, come vede, in questi 5-6 mesi c'è stato un tentativo di minare profondamente la mia candidatura. Io sono convinto che Angelo sia stato informato male, perché non voglio mettere la malizia. Capisco anche i nervosismi rispetto a chi ha perso le elezioni, tra questi ci sono io, perché anche lì io sono convinto che si vince tutti insieme e si perde tutti insieme. Però io sono il segretario della città e le voglio mettere un elemento in campo. In queste elezioni amministrative il Partito Democratico è stato il primo partito della città. I gelesi lo stesso giorno votavano i candidati del PD, che grosso modo i primi 10 sono i primi 10 della città. Cioè, per fare il mio esempio, attualmente ci sono 21 così non sbaglio, 21 consiglieri comunali eletti che hanno preso meno voti di me, legittimamente. Ci siamo, 21 su 30 hanno preso meno voti rispetto a me. Però io non è, si va avanti. Lo stesso giorno però bocciavano un'amministrazione premiandone un'altra. Quindi non è un rifiuto nei confronti delle forze del centro-sinistra. E voglio ricordare due episodi in questa città. Perché Gela ha bocciato Fassura. Gela ha bocciato, io anche lì la voglio addolcire. Gela, diciamo, si è rotto un rapporto tra l'amministrazione e la città, non tra i gruppi dirigenti della città. E io lo vedo dalla mole di messaggi che mi arrivano, lo vedo dai suoi occhi dopo che parliamo, e lo vedo da tante persone con cui parlo ogni giorno, che nei confronti del Partito Democratico c'è un'attenzione superiore a quella che noi pensiamo. Non ha perso il PD, oppure è una verità parziale dire che il Partito Democratico ha perso le elezioni. Poi c'è qualcuno che le vuole fare perdere perché non vuole avviare il nuovo corso, e lo fa in maniera scientifica, perché magari aveva un cronoprogramma preciso fatto di seggi al Parlamento e pensa che possa essere ostacolato da questo nuovo gruppo dirigente, a cui non interessa nulla i seggi in Parlamento, interessa solo rimettere in pista un partito organizzato alla meno peggio. Rosario Crocetta alle seconde elezioni le vinse nel 2005, se mi sbaglio. Siamo nel periodo in cui il centro-sinistra vive, rispetto a tutti i sondaggi, il periodo peggiore. Nel 2005 Crocetta stravince le amministrative a Gela con percentuali bulgare, il Partito Democratico della Sinistra è il primo partito della città. Un anno dopo noi straperdiamo le elezioni regionali e straperdiamo le elezioni politiche. Che cosa voglio dire? La stessa cosa è successa a Gallo. Voglio dire che la gente sa votare. Il concetto di rottamazione non è un concetto che vale solo per gli altri. Ogni tanto ci dobbiamo guardare allo specchio e pensare: ma è sempre colpa degli altri? Può essere che c'è un problema che riguarda me stesso. E aggiungo, se io oggi le dicessi mio suocero per me rappresenta uno svantaggio, io mi creerei un alibi rispetto al fatto se riesco, se non riesco, se sono rappresentativo, non sono rappresentativo. Io alibi non me ne creo, io ho la mia storia, la metto in campo, ho le mie idee, le metto in campo, e la colpa è mia se io non dovessi fare bene il segretario della città. Non per il fatto che mi attaccano perché mio suocero è mio suocero, perché tra l'altro io vedo che chi mi attacca mi conosceva da prima. E allora lì a me mi viene un dubbio. Può essere che il problema sono io, perché conoscono oggettivamente i miei limiti. Punto. Le volevo fare un'altra domanda, un pochettino mediocre, ma va fatta, perché questo è quello che si dice in giro. Le solite male lingue in pratica dicono che lei sia stato eletto per avere un posto quasi di lavoro, una copertura, nel senso che è disoccupato e quindi aveva bisogno di avere una carica, ecco, di ricoprire una carica. Cosa c'è di vero in tutto questo? Ma guardi, io rispetto a tutto...
tra le tante, diciamo, tra le tante cose belle che arrivano nei miei confronti da chi non mi conosce, o, diciamo, vengono informate male le persone. Allora, io mi sono diplomato e laureato e ho finito un corso di consulenza del lavoro e mi devo abilitare e sono già avviato per esercitare questa libera professione. Però anche qui io mi chiedo, e questo è il tema della politica, cioè a tutti i liberi professionisti noi chiediamo la dichiarazione redditi, e se la dichiarazione redditi di qualche professionista dovesse essere al di sotto della soglia di povertà non può fare politica? Io ripeto, rispetto alle bassezze e rispetto al fatto di dovermi giustificare sul mio suocero, sul mio lavoro, sul fatto che mi sono laureato, perché c'è chi mette in dubbio pure questo, io tra l'altro, siccome io mentalmente dire dottore è una cosa che non riesco a dire, cioè è una cosa che non mi è mai, non ci riesco, perché sono percorsi naturali, non si può giustificare. Vede, qua si stanno creando precedenti pericolosi, perché siccome non riescono ad attaccarmi sul diretto, mi attaccano sull'indiretto, e allora una volta io sarei Ballanzasca, un'altra per usare un eufemismo, un'altra volta sarei mediocre e telecomandato, un'altra volta è bravo però è il genero D e poi a casa gli dà le indicazioni, un'altra volta vive in una situazione di oggettiva difficoltà e quindi fa il segretario del Partito Democratico, carica che non prevede nessuna indennità e che anzi prevede spese delle fotocopie, delle cose, perché così finalmente diciamo ha un'indennità. Sono tutta una serie di attacchi che hanno perfino una cattiveria di fondo, che stanno avvelenando un clima e che creano un precedente grave, come contro congresso un precedente grave. Ma voi vi immaginate in tutti i comuni una minoranza decide di fare un contro congresso, che cosa succede? Di Cristina, siamo in chiusura, le faccio l'ultima domanda: come vede il futuro del Partito Democratico a Gela? Allora, Gramsci diceva di essere pessimista con l'intelligenza e ottimista per la volontà, e siccome di volontà ce n'è tanta, io sono ottimista. Tra l'altro tutto il pensiero gramsciano è imbiantato sull'ottimismo della volontà, e la politica o si fa per passione o si fa per volontà o si fa di interessi, non ce n'è altri. Allora io spero di poter costruire un gruppo dirigente insieme agli altri, perché da solo non si va da nessuna parte, di costruire un gruppo dirigente che faccia politica con la forza della volontà e della passione. Siccome questo è un partito che ha avuto da questa città tantissimo, l'ho detto in un'altra trasmissione e lo ribadisco, questa città ha pagato sempre prezzi più alti rispetto agli altri, ed è una città che ti prende subito e di cui ti innamori subito, essendo io, così la chiariamo pure questa vicenda, non gelese di nascita ma gelese di adozione, perché dopo 10 anni si può dire che sono gelese essendo residente qua, almeno spero, tranne che poi qualcuno dice che c'è un percorso più lungo, allora lo dirò quando finirò il percorso. Allora rispetto a questo io dico che questa è una città che fa innamorare subito, è una città che è stata in guerra quando l'Occidente era in pace, è una città che ha avuto e ha pagato un prezzo altissimo per la presenza industriale, oggi da un punto di vista occupazionale, ieri e oggi da un punto di vista di malformazioni, di malattie, ha dovuto pagare un prezzo rispetto all'agricoltura che poteva essere un tema produttivo, anche, sarebbe utile parlare anche di questo qualche volta, di come vediamo Gela fra 20 anni, fra 30 anni, fare una trasmissione con gli altri segretari di partito, col sindaco magari potrebbe essere utile, invece parlare di congresso e contro congresso. Ed è una città che merita, parte del Partito Democratico, un interesse straordinario, e lo dirò domani, perché in questa città si è avuta una fiducia nei confronti di gruppi dirigenti che meritano rispetto, che hanno raggiunto livelli alti di rappresentanza, e oggi che questa città è in difficoltà, anche se siamo all'opposizione, anche se questa città ci ha punito parzialmente, no? È come se una moglie ti tradisce parzialmente con i messaggi, ma non già tradito del tutto, con i messaggini, comincia ad avere un rapporto, ma non continua a non tradirci. Allora, a questo punto noi dobbiamo dare molto di più rispetto a quello che abbiamo dato in passato, ed è per questo che domani io ho chiesto, e appena mi alzerò da questa trasmissione, io comincerò a fare telefonate per chiedere ai dirigenti politici di tutti e 21 i comuni di venire domani a Gela con la presenza, per dire
per tutti noi. L'avvertenza Gela, l'avvertenza Massomeli, Riesi, Mazzarino, Sommatino, Caltanissetta, San Gataldo, Delia, perché questa città, quando in quei comuni si perdeva, questa città era traino elettorale per le nostre forze politiche. Oggi che questa città è in difficoltà, devono venire qui a Gela a darci sostegno e solidarietà. Poi rispetto al conto congresso me ne farò una ragione, saremo due, verremo in due, ragioneremo in due, non c'è problema, insomma, io la vivo molto serenamente, sa perché? Perché io posso anche finire di fare il segretario domani, farò altro, ma resto in campo però, cioè non è che io me ne vado, perché poi posso ripetere, magari in alto dovrò mettere le sedie, rimetterò le sedie, metterò le bandiere, perché tu non puoi spegnere la passione. Tutto puoi spegnere tranne la passione, primo punto. Secondo punto, io il contributo a questa città voglio darlo. Non sarò nel primo e nell'ultimo che verrà attaccato frontalmente in tutti i modi. Poi si ragiona, si discute, qualcuno continuerà a pensare che sono un telecomandato, un cretino, uno che aveva bisogno di fare il segretario perché aveva un problema oggettivo di arrivare a fine mese. Altri penseranno, ma può essere che questo ragazzo effettivamente la passione per la politica ce l'ha e che questo gruppo dirigente può dare delle risposte alla città e può avere l'ambizione, no Peppe Di Cristina, questo gruppo dirigente e il partito, di ritornare presto al governo della città e di poter scrivere insieme a tutti una pagina nuova, perché questa città delle primavere le ha avute e adesso noi abbiamo bisogno di una nuova primavera. E con questo auspicio si conclude il consueto appuntamento con Lo Dico alla Radio. Io ringrazio Peppe Di Cristina per essere intervenuto, veramente lo avremo anche ospite in futuro, e a tutti voi do appuntamento alla prossima puntata. Lo Dico alla Radio, trasmissione di approfondimento socio-politico-culturale su Radio Gela Express. Lo Dico alla Radio, in diretta il mercoledì e il sabato alle 12.30, in replica il giovedì e il lunedì alle ore 8 del mattino. Lo Dico alla Radio, conduce Donata Calabrese.